L'appuntamento è per venerdì 12 con la giornata dello sport paralimpico. Insieme si può, presentazione a Palazzo di Città nel capoluogo, ad ospitarla invece la scuola di ciclismo Franco Ballerini, tappa del tour regionale per la ripresa del progetto Scuola, Sport e Disabilità, attesi in 350 giovanissimi all'interno di un'iniziativa quinquennale che vede il coinvolgimento di 200 scuole e 1000 alunni tra tutor e diversamente abili, ma anche l'introduzione di nuove discipline. All'evento saranno presenti gli studenti delle scuole di varia provincia ai quali verranno mostrati gli sport paralimpici con la possibilità di sperimentarne sul posto: tennis da tavolo, badminton, atletica leggera, pesistica, ciclismo, calcio balilla, ma anche pararowing, triathlon, basket, tennis e scherma in carrozzina, showdown, calcio a 5 per ciechi. È una cosa molto bella, in maniera inclusiva, coinvolgendo tantissimi ragazzi. Venerdì ci saranno più di 350 ragazzi alla scuola di ciclismo Ballerini del San Paolo. L'invito è a mandare i vostri figli, perché lo sport accorcia le differenze, lo sport unisce e, come loro richiamano all'interno del cappellino, insieme si può. La scuola pugliese è pronta proprio perché la mission, anche concordandola col nuovo direttore generale, il dottor Giuseppe Silipo, è proprio quella rivolta a sport come inclusione. È più di queste manifestazioni che ci vedono girare per tutta la regione Puglia, penso che sia l'ideale proprio per far trasparire questa mission della scuola pugliese.